Fermo, Ronin. Dimmi cosa cerchi. Non sono un Ronin. Mi chiamo Jin Sakai. Un samurai? Lady Sanjo vorrà vedervi. È a capo della baia di Umugi. Vi prego di seguirmi. Di qua, mio signore. È importante che parliate con lei. Lord Sakai, ecco Lady Sanjo. Benvenuto a Umugi. Un posto ancora sconosciuto ai mongoli. Per fortuna. Sono anni che la baia non si tinge di sangue. Chi sfodera le armi deve vedersela con i miei uomini. Attieniti a questa regola e non avrai nulla da temere. E adesso, dimmi come posso aiutarti. Cerco un contrabbandiere, Goro. Bene. È al piano di sotto che si scola la terza bottiglia di sakè. Divertiti con lui. Grazie. Torna a trovarmi. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Devi essere Goro. Siamo tutti qualcuno. E voi chi siete? Lord Sakai. Ah, i samurai sono tutti morti. Qui ne hai uno vivo, mi pare. Ma con la pazienza al limite. Lord Shimura chiede il pagamento del tuo debito. È vivo? Che cosa vuole? Che consegni un messaggio in Giappone. Una tratta che vendevo molto cara, ancor prima del blocco dei mongoli. Ma tu hai un debito. Così lo salderai. Quindi non ho scelta. Credevo che Komoda avesse cancellato il mio debito con Lord Shimura. Ecco perché bevevo. Per festeggiare la fuga? Per piangere i samurai. Sono morti difendendo gente come me. Se la pensi così, trova il coraggio e aiutaci a vendicarli. Ci serviranno molti altri samurai per farlo. Li avremo quando consegnerai il messaggio di Lord Shimura. Questa è casa mia. Entrate. Non sarà facile superare quel blocco di mongoli. Avete il messaggio di Lord Shimura? Ce l'ha lui. Al campo, sulla costa di Akashima. Ah, posso farcela. Ho una barca nascosta vicino a Forte Mitodake. La mappa mostra il punto della foresta dove attenderò. Aprici, Goro! Non ce ne andremo finché non avrai pagato il debito! No! Ci penso io. Sbrigati. Pensateci voi. Ci vediamo ad Akashima. Lord Sakai. È inutile nascondersi, Goro. Sappiamo che sei lì. Non avevo chiesto, Ronin. Mio signore, che affari avete con Goro? Privati. Beh, torneremo. Finalmente, novità. Sì, Lord Shimura.
Ho trovato Goro a... Era ubriaco. Non più. Salterà per il Giappone e ripagherà il suo debito. Sarà anche losco, ma pochi conoscono il mare come Goro. Consegneranno loro il tuo messaggio? Esatto. Otaro e Jiro sono leali e coraggiosi. Presenteranno allo Shogun una richiesta di rinforzi. Goro è pronto. Ci aspetta qui vicino per condurci alla barca. Partiremo al momento opportuno. Approfittane per prepararti a combattere. Sì, zio. E ora, ai vostri cavalli. Siamo pronti, signore. State allerta. E tenete d'occhio il contrabbandiere. Capisco sempre quando vuoi chiedermi qualcosa. Sentiamo. Come hai conosciuto Goro? Scoprì che vendeva seta cinese proibita dallo Shogun. Diedi fuoco alla merce e lo lasciai andare. Meritava la frusta, ma trovasti una soluzione migliore. Un abile marinaio può rivelarsi utile. I mongoli hanno molte navi. Goro riuscirà a evitarle tutte? Non ha scelta. Cosa facciamo se ci prendono, mio signore? Non temere la morte, Kotaro. Vivi con coraggio. E ricorda sempre chi hai giurato di difendere. Lord Shimura! Goro, dov'è la tua barca? Di qua. Sono felice che siate vivo, signore. Grazie per voler onorare il tuo debito. Farò il possibile, ma temo che i mongoli affonderanno la barca non appena salterà. Troppi occhi vigilano sulle acque. Forse possiamo distrarli. Scendete, lo seguiamo a piedi. Forte Mitodaki. Mio padre lo sottrasse al clan Yarikawa. Ora è dei mongoli. Immagina la loro sorpresa quando due samurai lo riconquisteranno. Se mettiamo il forte in subbuglio... Le navi si concentreranno su di esso, trascurando le acque. Goro, gli occhi del nemico saranno puntati sul forte. Salpa appena inizia la battaglia. Mio signore, vi uccideranno! Pensa solo a consegnare il mio messaggio. I cavalli possono farci scoprire. Si va a piedi, Lord Sakai. L'armata mongola è potente, ma il nostro attacco li coglierà di sorpresa. Speriamo vada così al forte. Sono più numerosi, ma non possono attaccare tutti insieme. Quanto potremo contare sul fattore sorpresa? Solo finché non vedremo il nemico. Poi colpiremo. Mongoli. Potremmo evitarli. Volta le spalle al nemico e morirai con la schiena trafitta. Sei pronto, zio? Uccidi prima il più forte! Altri dalle porte!
sono fiero di lottare al tuo fianco, G. Lo senti il loro terrore? Un vero guerriero. Grazie, zio. Resta in allerta. Arcieri, al riparo! Urso! Dobbiamo superare quella porta. L'orso è qui! Con me! Mettiamo il forte a ferro e fuoco! Le navi mongole devono concentrarsi qui, non su Goro! Attenzione! Qua.
Prendiamoli! Dosso! 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 Follare in cielo! Di Goro. Abbiamo guadagnato tempo, ma non basta. I mongoli li hanno scorti e hanno navi più veloci. I nostri uomini sono indifesi. No, ci siamo noi. E abbiamo uno huacha. Un'arma del nemico, non da samurai. Conta solo salvare la nostra gente. Sai farla funzionare? Imparerò. Distruggi le navi mongole. Lascia le guardie a me. Zio! Non moriremo qui, ragazzo mio. I mongoli tentano l'abbordaggio. Non far avvicinare le navi a Goro! Funziona! Le navi mongole hanno preso fuoco! Non fermarti! Goro deve seminarle! Eri sulla riva. Non rallentare, Goro. Altre navi. Resisti, Goro. Ottimo, Goro. Portaci i rinforzi dello Shogun. È andata. Non ne dubitavo. Mi mostri sempre che i mongoli si possono battere. Sono il tuo allievo. Non potevo deluderti. Non l'hai mai fatto. Sono fiero del guerriero, dell'uomo che sei oggi. Jin, il mio messaggio allo Shogun includeva un annuncio. Voglio che tu sia legalmente mio figlio. Zio. In cuor mio, tu sei sempre stato il mio erede. Quando la guerra sarà finita, lo sarai ufficialmente. Un giorno il popolo guarderà a te per essere guidato. Diventerai il loro onorevole Gito, sostenuto da tutti i poteri dello Shogun. Spero di servire il popolo come hai fatto tu. So che lo farai. Dobbiamo ultimare i preparativi in attesa dei rinforzi dello Shogun. Quali sono gli ordini? Indossa l'armatura di tuo padre e recluta la gente di Yarekawa. Vediamo quanto possiamo fidarci della tua amica. Vedrò Yuna e prenderò l'armatura al villaggio di Omi. Quando sei pronto, raggiungimi all'accampamento di Kubara. Poi sottrarremo il mio castello a Kotunkan. E salveremo il paese. Come padre e figlio, perfino lo Shogun celebrerà la nostra vittoria. Ci rivedremo presto. Fino ad allora, fai attenzione.
Bye, brother. See you later.